Un altro pullman della Vaibus Lazio in servizio direttissima fra Lucca e Firenze è rimasto in panne. Lo denuncia il comitato dei pendolari, che fa rilevare come ormai questo stia diventando un problema ricorrente. L'ultimo inconveniente è accaduto ieri sulla corsa delle 17.40. Il mezzo proveniente da Firenze ha subito un'avaria in autostrada e i passeggeri hanno dovuto attendere il transito del pullman delle 18.15, arrivando così a Lucca con un ritardo di quasi un'ora. Siamo davvero preoccupati, dice in una nota il comitato pendolari. Si era già verificata un'avaria lo scorso 19 aprile. Noi l'avevamo segnalato, ma non abbiamo avuto risposta. Le numerose interruzioni di servizio cominciano a farsi preoccupanti. E soprattutto diventa pericoloso per i passeggeri quando queste si verificano in autostrada. Il contratto di trasporto stipulato fra i fruitori del servizio pubblico e l'azienda Vaibus è regolato a livello civilistico con estrema tutela del consumatore pendolare lavoratore. Le normative impongono a Vaibus di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché il servizio offerto e pagato dal contraente consumatore sia esente da ogni anomalia. Qualora e per qualsiasi motivo invece si dovessero verificare disguidi, come è accaduto più volte negli ultimi tempi, conclude il comitato, la legge impone l'inversione dell'onere probatorio ed è quindi dovere di Vaibus provare di aver fatto di tutto per evitare l'insorgere di qualsiasi disguido. Il comitato pendolari attende una risposta da Regione e da Vaibus, anche per capire se e cosa sta facendo l'Azi Vaibus per risolvere questo disservizio.